poi si dimentica. E quello che resta è, in qualche modo, l'onore di aver partecipato a queste cose, di essere stata vicino a Paolo e spero di fare un altro film suo. Io amo fare i film del dottor Gennaro e del 90 anni. Ma mi piacerebbe anche fare un film di un quindicenne, penso che l'età non debba essere un limite in nessun senso. No, ma è bello che tu dica, no, mi fa piacere produrre, fare, ecco, fabbricare insieme dei grandi autori non giovanissimi. Beh, e questo però posso chiederti perché? Cioè, che cosa c'è nella... Io amo il cinema, e loro sono quelli, sono i maestri del cinema. Io ho visto i film italiani quando ancora non facevo questo mestiere, mai mi sarei sognata di stare vicino a loro. E ho cominciato a lavorare con loro con Cesare Della Modica, ed è stato bellissimo. Mi mettevamo in prigione, lasciavamo i telefonini, facevamo questi corridoi lunghissimi con tutti i cancelli che si chiudevano. E poi arrivavamo in questo posto dove c'erano tutti assassini, gente che aveva, uno, il nostro terrorista aveva ammazzato 6 persone in carcere, quindi era un killer vero. E loro si trasformarono per noi, per il film. E alla fine del film ho capito una cosa importante, l'ho capito per la prima volta con un film di, con questo film, con Cesare Della Modica. Il protagonista, questo killer del carcere, aveva una scena in cui si doveva entrare nella sua cella, preparare un caffè e chiudere la porta. Lui prepara questa macchinetta del caffè e poi si volge verso la macchinetta senza che nessuno gli abbia detto e dice: adesso che ho conosciuto l'arte, la mia vita è cambiata. E io ho capito che l'arte può cambiare la vita delle persone. E poi con Gianfranco Rossi ho capito che l'arte può cambiare la società. E allora questo ti rende felice di farti sentire utile per fare questo mestiere. È molto, condivido con voi questa sensazione perché è bello. No, certo. Tra l'altro Cesare Della Modica è un film di 10 anni fa, nel 2012, un film, spero che lo abbiate visto, oppure è uno dei film importanti che vi consiglio di vedere appena lo incrociate o lo andate a cercare. Se volete vi racconto un aneddoto buffo. Vogliamo avere anche un aneddoto buffo. Io ero molto intimidita quando ho conosciuto Paolo e Vittorio, erano migliori maestri, erano amati in quello film. Loro erano molto... Ogni cosa che dicevo mi ascoltavano. Dicevo qualcosa e loro mi ascoltavano con attenzione. Ah, tu la pensi così? Dicevo, cavolo, questi grandi maestri che ascoltano in produttore, ma non è possibile. Poi, molto tempo dopo, un giorno a pranzo con Vittorio e Paolo, e Vittorio se ne esce e mi fa: ma questo fidanzato scrittore, che fine fa? Dico, io fidanzati scrittori non ho avuto mai. E lui dice, sì, peggio non essere. Era successo questo, io una volta, prima ancora di conoscermi, e prima che ci conoscessimo, mi avevo incontrato per la strada, seduta su dei gradini con Edoardo Sanguinetti, che era un intellettuale di grande natura. E avevano pensato, da mia mente, che io stessi, il prossimo fidanzato di Sanguinetti, dicevano che questa è la fidanzata di Sanguinetti, non è intelligente. E così poi... Grazie. L'aneddoto è quindi d'ora in poi, quando uno va in giro, magari si ferma in un giardino, passeggia, scegliete bene il libro da portare con voi, no? In modo che vi incontra, come ho detto, debbano essere una coppia umanamente straordinaria, vi assicuro, umanamente straordinaria come i fratelli italiani, possono poi costruire delle deduzioni, sì, o delle associazioni molto molto... Perché Italia mi diceva, ma veramente, ma io ho fatto menage, perché era andata a casa sua un'amica di Sanguinetti, della moglie, e diceva che Sanguinetti era molto affezionato alla moglie, e lui diceva, no, è vero, perché non facciamo fidanzato. Bene, quello uno può essere affezionato, no? E poliamorosi, come si chiamano, insomma. E quindi il primo incontro fatto con italiani, proprio avete parlato del tuo fidanzato immaginario? No, ne abbiamo parlato. Abbiamo parlato dei loro film. E loro mi hanno detto, allora siamo una famiglia. E la storia del fidanzato immaginario è uscita 2 anni dopo, quando già loro mi ascoltavano. Loro hanno cominciato ad ascoltarmi per quel motivo. Sì. Io con loro ho avuto un rapporto bellissimo con tutti e due, e adesso con Paolo, l'ho sentito stamattina, ero contento di questa proiezione e di
dispiaciuto di non poterci essere. No, infatti non potevamo, non avevamo invitato naturalmente.